Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Vista la confusione che regna sovrana tra siti esteri e fonti ufficiali che non fanno che contraddirsi fra di loro, oggi vorrei chiarire una volta per tutte la natura del predalien canonico, cioè quello del film. Questa creatura esordì sui fumetti a metà anni 90 e comparve nei videogame verso la fine del decennio. Solo successivamente fece la sua comparsa sul grande schermo. La pellicola in questione era Alien vs Predator Requiem, da noi in Italia conosciuto come Alien vs Predator 2. E venne diretto dagli allora esordienti fratelli Strauss a fine 2007. Il film si collegava direttamente alla scena finale vista nel precedente Alien vs Predator, diretto da Paul Anderson nel 2004. Negli istanti precedenti ai titoli di coda, infatti, si vedeva la forma neonata del Predalien venire fuori dal torace del defunto Scar Predator, giovane cacciatore protagonista della storia. All'inizio di Alien vs Predator Requiem, vediamo appunto il Pred Buster crescere e fare la muta a bordo di una navetta della grande astronave dei Predator. Questa navetta poi si separa dall'astronave madre per prendere una sua rotta. Una volta raggiunto lo stadio adulto, il Predalien mette KO i Predator a bordo del piccolo mezzo spaziale. Di conseguenza il veicolo, ormai privo di pilota, precipita sul pianeta più vicino, la Terra. Quando la navetta raggiunge la superficie terrestre, alcuni facehugger, ormai liberi dalle loro teche, sciamano fuori dal relitto e l'unico Predator sopravvissuto allo schianto fa giusto in tempo ad inviare un segnale di soccorso, prima di essere ucciso dal Predalien, che tra l'altro pare non aver riportato alcun danno durante la caduta. Quest'ultimo si dà subito da fare infestando le fogne della città con un piccolo gruppo di xenomorfi guerrieri. In seguito espande la sua colonia infettando alcuni sfortunati senza tetto che vivevano nel sottosuolo. In questa scena il Predalien fa qualcosa di mai visto prima. Riesce letteralmente a infettare per via orale le sue vittime, estroflettendo le sue mandibole e introducendogli in gola degli embrioni. Non ci viene data una spiegazione su come riesca a farlo, né nel film e tantomeno nei contenuti speciali. A conti fatti, svolge il compito del facehugger, ma impiega molto meno tempo per fecondare il suo ospite, e non muore dopo la procedura. Purtroppo questo lo costringe ad esporsi personalmente, vagabondando in cerca di vittime. Si presume che questo efficace metodo di riproduzione sia stato ereditato dall'ospite Predator. Nella trilogia di Predator, però, non è stato ancora mostrato un esemplare femmina di questa razza, e neanche in quella di Alien vs Predator. Per quel che ne sappiamo, i Predator potrebbero benissimo essere delle creature asessuate, e magari per riprodursi rigurgitano le loro uova, sempre ammesso che ne abbiano. Un po' come i namecciani del famoso anime Dragon Ball. Ma comunque, sono solo ipotesi non confermate, possiamo solo fare congetture. Il Predalien, inoltre, sembra ereditare istintivamente un'abitudine tipica dei Predator, quella cioè di strappare le colonne vertebrali alle proprie vittime. Tutto ciò fa tornare in mente una scena di Alien la clonazione, dove appunto alcuni personaggi parlano di una possibile memoria genetica degli xenomorfi. Ad ogni modo, tutto questo ha portato a credere che il Predalien fosse a tutti gli effetti una regina immatura. Qualcun altro ha fatto notare anche che la parte posteriore del suo cranio ha una forma vagamente somigliante a quella delle regine. Infine, il suo ruolo dominante fra gli xenomorfi è abbastanza evidente nella pellicola. Eppure i conti non tornano. Il Predalien è sprovvisto di arti superiori secondari, e grazie ad Alien 3 sappiamo che le regine ne sono dotate fin dalla forma larvale. Per quanto concerne la forma della testa, basta osservare il cranio di un qualsiasi Predator. Rispetto agli umani, possiedono delle ossa nella teca cranica molto appiattite e allargate. Riguardo alla sua posizione di comando all'interno dell'alveare, potrebbe esserci una spiegazione. Rispetto ai comuni alien guerrieri, il Predalien nasce da una creatura a tutti gli effetti più forte e bellicosa di un umano. È ragionevole pensare quindi che i suoi feromoni siano più potenti rispetto a quelli dei classici xenomorfi, come le sue doti fisiche. Lo vediamo infatti esibire una forza sbalorditiva in grado di sfondare il manto stradale a testate. Inoltre, in quasi ogni confronto ravvicinato, è stato capace di strapazzare Predator Wolf, il Predator più abile ed esperto che abbiamo mai visto all'opera. Ma dal momento che il Predalien sembra incapace di farsi obbedire dai suoi simili senza ricorrere alla violenza, ritengo sia più sensato riferirsi a lui come ad un individuo alfa, che dirige le operazioni sul campo. Purtroppo nel DVD del film alcuni contenuti speciali, invece di fornire chiarimenti, hanno creato solo confusione. In particolare i commenti audio dei registi e dei responsabili degli effetti speciali, che non facevano che contraddirsi a vicenda riguardo alla questione Predalien, giovane regina. Insomma, neanche le persone che si sono occupate della realizzazione del film avevano le idee precise. Ma forse la più grave forma di coerenza concettuale nei confronti di questa creatura consiste nel chiamarlo ibrido. Perché ibrido poi? Già all'epoca del film di Anderson, in alcuni modelli da collezione, ci si riferiva a lui chiamandolo Hybrid, poiché è nato da un Predator. A sto punto, anche l'Alien Corridore di Alien 3 è un ibrido dato che nasce da un Rottweiler. Ma in fin dei conti, no?
abbiamo le prove che uno xenomorfo cresce in un organismo ospite e ne assimila alcuni caratteri genetici. Ad esempio, nel caso del drone del primo film, questo eredita un aspetto umanoide con mani e piedi tutto sommato antropomorfi. Ma dopo tutto, si è riprodotto nascendo da un umano, non è la forma pura. E il Predalien, se andiamo a vedere, non è molto differente. È solo più robusto. Presenta le tipiche mandibole articolate e una folta chioma di dreadlock ai lati della testa. Caratteristiche estetiche presenti in tutti i Predator. L'unica creatura del franchise che può essere definita ibrido, semmai, è il newborn di Alien nella clonazione. Un essere aberrante nato da una regina imperfetta ottenuta grazie alla clonazione. Il Predalien, come abbiamo visto, nasce in circostanze normalissime, come qualunque altro xenomorfo. Bene gente, siamo arrivati alla fine. Questa volta vi ho parlato del Predalien ufficiale. Prossimamente potremo tornare ad occuparci di questo particolare xenomorfo nelle sue altre apparizioni, come fumetti e videogiochi. Spero che abbiate gradito il video. Se così, potete mettere il like qua sotto. Se volete, siete sempre liberi di andare direttamente nella discussione del forum per saperne di più o per confrontarvi con gli altri utenti. Trovate il link nella descrizione. Vi ha parlato Predalien, secondo amministratore di Alien e Predator Italia. Passo e chiudo.